Benvenuti ragazzi a questo tutorial della terza, no, della seconda, della terza parte, scusate, del TV Samsung Smart TV UE32 di 6500 3D. Ci vediamo 3GS sia a livello di compattezza, quindi abbiamo uno spessore ridotto rispetto alla versione precedente, sia a livello di materiali, in quanto la parte frontale e posteriore in vetro garantiscono una solidità e una costruzione veramente, veramente ottima. Variato anche il vano SIM che adesso non è più una SIM standard, ma una micro SIM come quella D-Pad. All'interno del device troviamo il software iOS 4 che permette di creare con facilità cartelle di applicazioni o spostare queste applicazioni al di fuori di eventuali cartelle. È possibile ovviamente nominare le nostre cartelle e andare a spostare eventualmente le icone all'interno della Springboard. Una delle caratteristiche principali è la possibilità di avere multitasking. Abbiamo provato molto questa funzione e a nostro avviso è uno dei migliori software di gestione del multitasking presenti su un device mobile. Infatti il telefono ha ben 512 MB di RAM e questo ne permette un utilizzo veramente ottimo di applicazioni in background. E questo ci permette davvero di aprire tutte le applicazioni che vogliamo senza preoccuparci di avere in memoria troppi dati oppure di saturare eventualmente il device. Ottimo ovviamente l'App Store che ci permette di trovare oltre 250.000 applicazioni all'interno del catalogo e le applicazioni sono veramente di rilievo. Troviamo giochi soprattutto, ma anche programmi veramente, veramente ottimi. Sicuramente ci sarà un upgrade delle applicazioni presenti su App Store, così come è avvenuto per iPad, riteniamo che le applicazioni presenti adesso sullo store Apple non sfruttino appieno il potenziale di iPhone 4. Sono assolutamente ottime, come potete vedere, però non sfruttano la potenza grafica e soprattutto il processore del telefono. Molto interessante il telefono infatti offre una batteria maggiorata un'esplosione di entusiasmo. Voce conferma anche che Rocker sarà il 5 settembre alla mostra del cinema di Venezia, presentata stamattina per un documentario su di lui, questa storia qua. Ma prima si aspetta con ansia l'uscita dalla clinica. Andiamo all'estero, in Inghilterra.
ragazzi e ho video di prova. Ora sto guardando un filmato, anzi un film in 3D con un nuovo programma, però la connessione non lo offre molto bene. Comunque l'effetto c'è, perché vedete si vede doppio. Ecco, l'immagine non è perfetta, quindi è in 3D. La telecamera non si capisce molto bene. Comunque per chi ha una connessione ad alta velocità, questo è un bel programma. Io che purtroppo ho una connessione piuttosto lenta, non posso usufruire molto di filmati online. Insomma, comunque avete capito che con questo programma si chiama Explore 3D, è un 3D IMAX, si può guardare anche con i film in Full HD e anche in 3D. Proviamo con un altro. Vedete che qua sotto si accende la spia Play 3D, dovete usare solo gli occhialini apposta, purtroppo non veniamo incomodati, almeno solo per la D7000 e la D8000. Questo è il modello di 6000 e 500. Gli occhialini non sono inclusi, insomma. Ecco, ci accendiamo la spia in 3D, l'avviso. Comunque con questo programma, ripetiamo, è solo ed esclusivamente per i film in 3D. Non potete cambiarlo in nessun altro modo. Dopo, altri programmi dello Smart Hub. Voi potete guardare anche i video in anteprima. Video musicali in 3D. Beh, non so, per bambini non so che cazzo sia. In cartoni, forse. E documentari. Se volete uscire fate back, come al solito, fate uscire. Un attimo. Devo insegnare a pubblicitare. Io non so veramente come farmi perdonare. Scusate per l'audio. Io ho installato altre applicazioni. BBC News che ce l'ho già comunque. Skype ce l'ho già. AccuWeather. Questo programma è alquanto interessante. Come vedete c'è il meteo. Questa è la mia città. Temperatura, giorni e meteo. Si aggiorna automaticamente. Grazie all'ascensore che ha anche la tele all'interno, che come si dice riesce a calcolare la temperatura fuori. Poi l'opzione raccomandato sarebbero le scusate, sarebbero le applicazioni, quelle ordinate da Samsung, quelle che si aggiornano automaticamente. Dopo in alto possiamo vedere che c'è i tuoi video,
cioè puoi cercare come su YouTube i tuoi filmati. Non so se ho fatto vedere anche al video precedente, però fa lo stesso. Potete cambiare nuovi contenuti a 20 film. Vediamo ad esempio Iron Man. Qui però non potete guardarli, potete solo guardare le informazioni generali del film, regia, cast, foto del film, premi, Oscar credo. No, un'altra roba. Film correlati. Vedete, ci sono tutti i film correlati a questo tipo di film. Lo stesso genere. Dopo, se volete andare su search, sulla ricerca automatica, meno non automatica, dovete digitare o voi la parola chiave oppure i tuoi video che sarebbero qui sotto come prima, però mi sembra un po' una cosa inutile. Poi potete andare su recente, applicazione top, sarebbero le applicazioni Samsung più belle. Cronologia dove c'è quello che avete cercato finora. Usciamo. Samsung Apps, questa applicazione è molto interessante perché qui potete scaricare tutte le applicazioni che volete. Adesso qui ci impiega un po' perché la connessione non è molto veloce. Andiamo fuori login. Adesso in questo caso si è verificata l'interferenza di rete. Oh, ecco, è tornato. Potete scaricare nuove applicazioni come ho fatto io in passato. Novità, video. Giochi, potete scaricare i vostri giochi preferiti come Tetris, Pinball, Magic Cube e altre robe, insomma. Sono giochini un po' facili, diciamo. Semplici. Sport, potete eseguire i vostri movimenti, quelli che vi dice l'istruttore sul vostro schermo. Lifestyle, la vostra vita, cioè quello che la comunicazione, foto, social network, tutto il resto. Come vedete c'è Skype anche. Informazioni, come un telegiornale. Proviamo, non so, a scaricare Zaptest. Fate, scarica subito. Aspettate che
lo installi, qualche secondo, e lo fate subito. Niente, dopo abbiamo scaricato questa opzione, usciamo. Andiamo a vedere la parte del menu. Menu, come vedete, è rifatta molto molto chiaramente, molto più bella dell'internet che ho TV, della serie C. E una grafica rifatta molto carina, qui potete modificare la modalità immagine dinamica standard, vedete che si abbassa il contrasto, naturale o film. Io ho scelto dinamica perché è più carina, insomma. Dopo la retroilluminazione consiste di regolare la luminosità interna del televisore per le proprie esigenze, diciamo da film, gioco o quant'altro, solo in televisione normale. Contrasto, ve lo sapete già tutti, luminosità anche. Ah, un'altra cosa, potete regolare il vostro schermo da cinema. Io ho messo auto wide, però potete mettere anche 16 noni, sarebbe questo normale, non cambia niente. Wide zoom, con lo zoom, zoom pieno, sarebbe tutto schermo a modalità cinema. 4.3 sarebbe la visione, quella a forma di quadrato, vista adattata, quella che sembra un rettangolo piccolo. Torniamo normale. Dopo potete mettere la modalità 3D che volete, questo 3D, modalità 3D, fate ok, no, aspettate, fate ok, 2D, 3D, ed ecco che l'effetto c'è, vedete? Adesso qui non si vede molto bene, immagine sdoppia. Potete modificare anche la prospettiva 3D, aumentare o diminuire l'effetto. Io preferisco così, meno 5, che effetto al massimo. Profondità dell'immagine consente di regolare la profondità del 3D, se quanto si sdoppia l'immagine, così è al massimo. Però l'effetto non è granché. Se è così, l'effetto c'è al massimo, infatti si vede. Ottimizzazione, anche qui consente dell'effetto. L'effetto cambia, vedete. Torniamo indietro, togliamo il 3D, se no mi fa male gli occhi. Logico. Poi il suono, vediamo, potete modificare l'effetto audio, quello delle cuffie sarebbe SRS-CS headphone, le cuffie, vedete, se mi credete. Fate on, che è come delle cuffie, se no off, se non ce l'avete. Quindi nel surround 5.1.
Poi le altre opzioni sono oscurate perché non ho gli apparecchi giusti, solo queste due casse qua, lo stereo che serve a questo. E dopo opzioni audio trasmissione, consente di configurare le opzioni audio preferite per la visualizzazione di contenuto televisivo, ovvero secondo me sarebbero i dialoghi delle persone, il suono dei personaggi, delle musiche, tutto il resto, modifica ad esempio qua la lingua audio in italiano, formato audio, io ho scelto MPEG, ma potete modificarlo, che c'è solo, no, c'è solo questo, scusate. Dopo, impostazioni supplementare, sarebbe sempre quello dell'audio delle casse e la configurazione Dolby Digital Surround, livello audio di TV, MPEG, imposte di livello uscita audio MPEG, uscita SPDF, sarebbero delle uscite casse, come ho io in questo caso. Sempre fatto vedere prima, formato audio, ritardo audio, messo 130, sarebbe il livello giusto tra una cassa e l'altra, in ritardo del suono insomma. Poi impostazioni altoparlanti, volume alto, potete equalizzare automaticamente il livello dell'audio nel in caso, non so, se è notte, magari il sensore della tele abbassa l'audio e viceversa, se è giorno l'audio è alto, cioè è normale. E se c'è casino, l'audio si alza. Mettiamo auto, ecco, vedete, normale o notte? Notte è basso. Poi canali, qui potete modificare i canali con l'antenna, sì, con l'antenna, inclinazione, sintonizzazione automatica, messa, eccetera, eccetera, sapete già quello dei canali. Ah, un'altra cosa, questa TV aggiunge, cioè trova e aggiunge automaticamente i canali con se siete collegati, beh, ovvio, con il digitale terrestre, lui che c'era già dentro incorporato, come tutte le televisioni che faranno, lui trova e cerca, cioè cerca, trova e aggiunge i canali anche in modo ordinato, senza bisogno di spostarli, molto comodo come sistema. Poi andiamo su impostazioni di rete. Impostazioni di rete, potete connettere la vostra tele, un attimo, scusate, via cavo, dovete collegare il cavo Ethernet al fianco della vostra tele, sono le varie porte. Connessione wireless LAN, no, wireless basta, scusate. Dovete impostare prima la vostra tele, no, cioè con la connessione wireless, scusate, la tele cerca automaticamente la connessione e si connette automaticamente. VPS. Per connettere ancora più facile un router wireless, semplicemente premendo il pulsante appunto VPS sul vostro modem, quello che avete wireless. One foot connection consente la connessione automatica alla rete wireless, cioè se trova la rete wireless si connette subito. E il router wireless deve essere a una distanza massima di 25 cm,
dal nostro televisore Samsung. Usciamo. Stato dirette, qui vi fa vedere che impostazioni, cioè che qualità di connessione ha la vostra rete. Ad esempio, io sono collegato in questo momento con Fastweb, la mia connessione è ottima, anzi è eccellente adesso, vedete, il segnale, però non è veramente a questo livello. Poi facciamo chiudi. Impostazioni all share, potete collegare computer, fotocamera o iPhone o cellulare, qualsiasi altro cellulare alla televisione per condividere foto e tutto il resto sul vostro schermo grande. Poi sistema, plug e play, consiste di configurare i canali, l'orario durante le impostazioni del televisore al primo accesso durante il ripristino dell'unità. Cioè, non ho capito, scusate. Cioè, voi dovete digitare il PIN, un PIN qualsiasi, quello che volete, per attivare l'opzione plug in. Vedete? Plug in play, avvio. Dovete digitare e scegliere il vostro PIN personale. Ora, l'ora qui potete modificare automaticamente l'ora, perché se si connette ad internet si configura automaticamente l'orologio, la lingua, anche questa automaticamente o a preferenze, soluzione eco. È un sensore a risparmio di energia, no, cioè risparmio di energia che riduce il consumo elettrico e abbassa il video. Sensore eco, quando se lo attiviamo in automatico in base alla luce solare, adesso faccio vedere un attimo una piccola dimostrazione, ecco, vedete? Se al giorno la luce si alza, se di notte la luce si abbassa, vedete? Ok. Potete mettere il vostro televisore anche in stand-by, sempre per il risparmio energetico. Vedete? Stand-by. Potete mettere anche lo spegnimento automatico, messo on. Sottotitoli anche, cioè quando guardate un programma normalissimo alla televisione vi usciranno i sottotitoli, o anche un film o gioco. Esecuzione automatica servizio dati, consente di impostare l'esecuzione automatica del servizio dati, della connessione a internet e niente. Volevo dirvi che questo tutorial per la televisione è concluso. Spero in futuro di fare altri video sulle